Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Gris, proseguiamo la nostra avventura con il gioco di Far Cry Primal. Allora ragazzi, nell'ultima puntata abbiamo addestrato il nostro lupacchiotto. Come vedete possiamo utilizzarlo anche per attaccare. Ok, uccisione belva, va bene. Vediamo un po' se ci ha lasciato qualcosa da raccattare. Ok, allora dobbiamo andare a uccidere dei nemici. Intanto raccattiamo un po' di oggetti possono servire per craftare le altre nostre armi. E intanto ragazzi, ho visto che avevamo raccattato 3 pelle di dole. Allora possiamo scegliere se migliorare la faretra e quindi invece che 8 frecce portarne 16, oppure attendere di averne ancora una per aumentare il sacco di budella, che attualmente trasportiamo 3 esche, 12 pezzi di carne e 12 di grasso. Successivamente potremo portare 6 esche, 20 pezzi di carne e 20 di grasso. Io sinceramente adesso andrei a migliorare la nostra faretra. Ok, successivamente andiamo a avere 2 piume. Ok, poi io presuppongo che andremo a migliorare il nostro sacco di budella e poi vediamo un po'. Abbiamo anche un'abilità da aggiungere e andrei a inserire questa qua, salute extra, che ci dà una sbarretta in più, un attacco in più di salute. Ok, successivamente abbiamo questo qui, mostra di piante, e questo qui che possiamo curarci di corsa, che anche questo è molto utile ragazzi. Ok, allora dobbiamo uccidere gli Utah nelle vicinanze e me ne dà là. Allora dunque andiamo qua sopra, io direi andiamo a chiamare il nostro amico Gufo e vediamo un po' in quanti sono, così intanto inizia a localizzarceli. Ok, ne vedo due e basta. Ok, allora avviciniamoci e vediamo un po' di scagliargli addosso la nostra belva. Ok, menu belve. Allora, premi B per aprire menu belve e vedere tutti gli animali domabili. Da questo menu puoi selezionare una belva da chiamare o puoi congedare quella che ti sta accompagnando. Alcune abilità del maestro di belve ti permetteranno di domare nuove belve. Ok, quindi andiamo a vedere subito quali saranno. Allora, lupo bianco, lupo striato raro, lupo, dole e dole. Dole raro, va bene. Possiamo anche addomesticare giaguaro, giaguaro nero, leopardo, leone, l'orso, la tigre, l'orso bruno, il tasso, il grande orso, la tigre dai denti di sangue, lupo sangue di neve. E lì sotto ci dà le varie caratteristiche dell'animale: la velocità, l'attacco e quant'altro. Va bene, interessante direi. Maestro di belve, ottimo. Allora, riprendiamo spostamento rapido, l'abbiamo già attivato.
capito come si usa. Dunque c'era un altro cadavere qua. Perfetto. Tushi. Diamogli da mangiare e curiamolo. Allora, ragazzi, direi di guardare un attimino la mappa. Bravo cognolone. Allora, sento dei rumori nelle vicinanze, comunque. Allora, noi siamo qua. Direi di andare a esplorare ancora un po' la zona, visto che pian pianino si sta allargando. Abbiamo delle missioni principali anche con Syla, ok, e con lo sciamano. Io direi, ragazzi, andiamo qua a fare queste due missioni secondarie, così intanto perlustriamo anche questa zona qui. Facciamo magari un viaggio rapido, in modo tale che non andiamo a incorrere in altri nemici. Ok, allora, questo qua è scorta un gruppo di Wenja e portalo al sicuro. Difficoltà facile, popolazione, un punto abilità. Va bene, però prima io direi riposiamo fino all'alba, in modo tale che così, ragazzi, siamo sicuri che non andiamo a incappare nella notte, perché precedentemente, non so se ho fatto qualche taglio nel video precedente, però durante la notte sono un po' cazzi, perché escono tutti gli animali predatori e quindi di conseguenza abbiamo alcune difficoltà, diciamo così. Allora, mappa. Ok, fissiamo lì il punto e andiamo. Ok, proseguiamo. Questo blocca l'artiglio rampino nel menu per usarlo, però noi non ce l'abbiamo ancora, quindi non possiamo sbloccare nessun rampino. Allora, dobbiamo andare da quella parte. Quindi vediamo di non spaccarci qualcosa. Ai, guarda, Nashmada. Questo è il nostro amico e gli altri se ne sono andati. Ok, allora vediamo un po'. Presuppongo che lui non venga attaccato dagli altri suoi colleghi. Anche un altro punto di là, vediamo un po' cosa consiste, così intanto perlustriamo anche un po' la zona. Allora, non riesco a capire se sono nemici o no. Facciamo così, ragazzi, prendiamo il nostro amico Gufetto. Il nostro amico Gufetto è andato a piantare il crapone contro il boccione. Ok, nostro amico Lupacchiato sta arrivando quasi a destinazione, forse, se non si ferma a farsi i cazzi suoi. Infatti è ancora qua, non è andato da nessuna parte. Non dovevi andar là, te?
Vabbè, allora. Dobbiamo andare, mi sembra, là a liberare quel tizio là. Facciamo qualche freccia. Dobbiamo trovare un punto sicuro per scendere. Possiamo provare a passare di qua, ragazzi. Se siamo fortunati non ci rompiamo niente. Allora, vediamo di A liberare il Winches tizio. Aquash, guardati. Va bene. Ce n'è ancora uno allora. Dov'è che è? Eccolo là. Ottimo. E ce n'è ancora. Sì. Ok. Riprendiamo i cadaveri. Vediamo di curare magari il nostro lupacchiotto. Ottimo. Allora, dov'è che è andato a finire? Qua. Perfetto. Allora, vediamo un attimo. Ce ne sono ancora perché sento le frecce che mi passano da parte, cioè da fianco, quindi ce ne sarà ancora. Allora, leghiamo il tipo. Perfetto, quindi andrà là al nostro insediamento, infatti, un nuovo abitante. Ok, e questo l'abbiamo fatto. Allora, vediamo un po' la mappa, ragazzi. Dunque, noi stavamo andando dalla parte quasi opposta, perché dobbiamo andare qua. Quindi alle nostre spalle. Andiamo. Stiamo attenti a non cadere, ragazzi. Ok. Andiamo, andiamo, andiamo. Non dovrebbe essere tanto distante, infatti è qua. Qua ci facciamo del male a scendere, quindi passiamo di qua. Stiamo attenti ai coccodrilli, che come ben avete visto nel primo episodio, se non erro, ci hanno seccato. Ok, questo è andato. Allora, vediamo un po' innanzitutto se dobbiamo creare ancora qualcosa. Sì. Ok. Allora, accettiamo la sfida. Aiuta loro a trovare un posto sicuro, va bene. Ci troveremo. Raggiungi il gruppo dei Wench e parla con loro. Andiamo, andiamo. Allora, frecce le abbiamo tutte. Clave le abbiamo. E questo qua. E questo qua. Ok.
Allora, vediamo un po'. Intanto vediamo qua se c'è qualcosa di interessante, ragazzi, già che siamo qui. Ok, abbiamo scoperto una grotta nuova, ottimo, direi. E possiamo rompere qua. Perfetto. Raccattiamo. Ok, due di carne. Ottimo. Altre cose non ne vedo, ragazzi, da raccattare qua dentro. No. Ok, quindi possiamo. Spostati lo pacchiotto. Possiamo andare dai nostri compaesani e vedere un po' cos'è che hanno da dirci. Chi è che ce l'hanno? Guarpati, palu winja waidata. Ah, ok, va bene, vediamo un po' allora cosa dobbiamo fare. Mi basta volare. E interagisci. Ok. Quindi, mi sa che dobbiamo scortarli in un posto sicuro, c'era scritto, ragazzi. E visto che me ne segna lì 4. Secondo me più ne arrivano sani e più aumentiamo la nostra popolazione. Quello è morto, ma non l'ho ucciso io, perché io ho sparato due frecce su due al nemico, che poi l'ha ucciso il lupo. Ok, proseguiamo. Qui corrono a manetta. Uno e uno due. Andiamo. Allora, il lupo chiotto è qua. Ok, ottimo, un bel lavoro di squadra abbiamo fatto. Ok, frecce ne abbiamo sempre al massimo. Ok, allora depuriamo i corpi. Che è cosa buona e giusta, ragazzi. Ok, questo l'hanno già depredato. Qua c'è una canna di bambù. Fogli verdi. 9 abitanti, 3, perfetto. Abbiamo portato i 3 al sicuro e quindi ne abbiamo aggiunti 3. Su!
Dov'è che è caduto? In acqua. Ok, volevo andare a un posto sicuro, ma non mi sembra troppo sicuro questo posto qui, eh. Comunque. Allora, qua c'era questo falchetto qua, morto. Vediamo un po' cosa ci dà. Le piume. Ottimo, direi, perché le piume ci servivano per andare a migliorare questo. Quindi ancora una piuma. Quindi per le piume dobbiamo ammazzare i falchetti. Ok. Va bene, allora vediamo qua cos'è che c'è da raccattare. Totem degli spiriti, 1 su 12 ne abbiamo sbloccati. Quindi sai, tipo, suppongo, per sbloccare magari collezionabili o robe del genere. Ok, altro non vedo. Però se riuscissimo a smazzare un altro falchetto, che la vedo dura, a meno che non ci pensino loro. Ok, questo l'abbiamo seccato. Allora potremmo, ragazzi, andare qua dentro. Non c'è niente. Pelle di capra e okay. No, neanche, manco uno ne beccano, eh. Dai, ancora un uccellino abbattete, ragazzi. Ci sono altre due belve lì. Comunque, va bene. Allora, vediamo un po'. Dunque, le abilità. Abbiamo due punti, ragazzi. Quindi potremmo andare a mettere uno qua. Così possiamo curarci in corsa. E uno qua per quanto riguarda mostra le piante, che sono, anzi, sono gli unici che possiamo sbloccare. Allora, apprendi e apprendi. Ok, e fin qua ci siamo. Mappa. Dunque, vediamo un po'. Noi siamo qua, potremmo andare a ad accendere un'altra pira, che è qua, subito alla nostra destra. Il tuo villaggio, ok. Sì, allora facciamo così, andiamo lì a accendere la trapira, così potremmo attivare un altro viaggio rapido. Allora, lì c'è pieno di belve. I lupi. Ok, ma noi dobbiamo andare di là, quindi possiamo benissimo andarcene, ragazzi. Questo lupacchiato ci viene a costare un bel po' in carne, eh. Comunque, speravo che ammazzassero qualche altro uccellino in giro, ma mi sa di no. Comunque, dai, proseguiamo. Allora, dobbiamo andare di là. Vediamo innanzitutto anche per quanto riguarda. Qua ci manca una piuma e qua ci mancano tre pelli di dole. Ok.
Speriamo di non incappare in qualche orso. Allora, passiamo di qua. C'è anche un punto di domanda lì sulla minimap in basso. No, ho sbagliato il tasto. Non volevo schiacciare quello, ok. Ottimo, abbiamo liberato anche questo accampamento qua. Allora, ragazzi, andiamo a accendere la pira. Allora, un po', intanto raccattiamo questi materiali qua. Ok, curiamo il nostro cagnolino. Vedo o sento un nemico di là, perché lo vedo nella minimappa. Allora, onde evitare, accendiamo la pira. Quindi era così, incendia. Due di 16, punti esperienza 400, popolazione Wenja aumentata. Bene, bene, 408 punti esperienza, ottimo. E 3 abitanti, popolazione siamo a 15, ragazzi. Ottimo, direi. Allora, vediamo qua dentro cosa c'è. Legno, va bene. Una scarezzatina al cane. E diamo un'occhiata alla mappa, ragazzi. Intanto volevo vedere qua cos'è che c'era. C'era qualcos'altro interessante. No, non volevo incendiare la clava. Però, vabbè, pazienza. Di foglia verde, ok. Allora, diamo un'occhiata alla mappa, ragazzi. E vediamo un po'. Allora, noi adesso siamo qua. Avremmo queste tre missioncine qua, secondarie. Ok, poi, insediamento Capal. Conquista questo insediamento, difficoltà facile. Media popolazione, risorse del villaggio, special X bonus per furtività, spostamento rapido, ok. Oppure abbiamo questo qua, quest'altro insediamento, in modo tale che così potremmo innanzitutto aumentare la nostra popolazione e naturalmente potremmo avere anche dei viaggi rapidi anche in quella zona lì. Ma questo, ragazzi, lo vedremo successivamente. Ok amici, io direi che il nostro episodio termina qui. Spero che la nostra avventura vi stia piacendo. In tal caso, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se vi è piaciuto il filmato, lasciate un bel like. Vi ringrazio per avermi seguito. Ci vediamo con il prossimo gameplay. Un saluto a tutti da GraceGamers78.